In Calabria ad oggi sono stati effettuati 17.569 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 956, più 28 rispetto a ieri. Quelle negative sono 16.613. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 57 in reparto, 5 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 23 guariti, 23 deceduti. Cosenza, 48 in reparto, 4 in rianimazione, 229 in isolamento domiciliare, 15 guariti, 19 deceduti. Reggio Calabria, 32 in reparto, 3 in rianimazione, 195 in isolamento domiciliare, 23 guariti, 15 deceduti. Vibo Valentia, 7 in reparto, 50 in isolamento domiciliare, 6 guariti, 5 deceduti. Crotone, 17 nel reparto, 84 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 6 deceduti. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.976, così distribuiti: Cosenza 1.737, Crotone 1.442, Catanzaro 1.646, Vibo Valentia 498, Reggio Calabria 1.653. Le persone giunte in Calabria, che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria, sono 14.483. Nel conteggio sono compresi anche due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Sono complessivamente 104.291 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 675 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 1.363. Si tratta dell'aumento più contenuto da oltre un mese. Il 6 marzo i nuovi malati conteggiati furono infatti 620, il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 104.000 291, con un incremento di 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 3.186 pazienti in terapia intensiva, sono 74 in meno rispetto a ieri, e il numero dei pazienti ricoverati con sintomi sono 28.011, con una diminuzione di 12 rispetto al numero di ieri. Mentre la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, sono il 73.094, il 70% dei pazienti positivi. Il numero dei morti registrato oggi è 602, 602 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 37.130, il numero dei guariti oggi è 1.695 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, voglio ricordare i nostri volontari. Oggi sono 10.598 volontari che si aggiungono alle strutture operative, ai vigili del fuoco, alle forze armate, alle forze di polizia, al personale sanitario, al personale delle regioni. E a proposito dei nostri volontari, voglio anche ricordare e ringraziare il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per le belle parole che oggi ha avuto nei confronti dei nostri volontari di protezione civile. Ha definito il nostro volontariato di protezione civile come il cuore pulsante dell'Italia più bella, una risorsa a cui non possiamo rinunciare. Nei 4 giorni del lungo weekend di Pasqua, da venerdì a lunedì, sono state denunciate complessivamente 53.374 persone per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del coronavirus. In 113 hanno violato la quarantena. Nel periodo considerato sono stati 1.048.000 le persone controllate dalle forze dell'ordine. La quota dei disubbidienti si attesta dunque sul 5,1%. Sono circa 64.000 le persone controllate durante la settimana santa nelle principali stazioni dagli operatori della polizia ferroviaria in relazione alle disposizioni governative per l'emergenza sanitaria.
1.283 quelli sorpresi in viaggio senza un giustificato motivo e sanzionati. Sono proseguite anche le ordinarie attività di vigilanza in ambito ferroviario che hanno portato a 8 arrestati, 115 indagati e 50.283 identificati. 6.748 le pattuglie impegnate in stazione e 697 lungo le linee ferroviarie, 364 servizi antiborseggio e 1.312 le sanzioni elevate in tutto, 9 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità, 15 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Sono 22 tra ospiti e operatori i casi positivi finora riscontrati nella casa di cura Villa Torano di Torano Castello, con ulteriori 55 persone fra operatori e ospiti di cui si è in attesa di conoscere l'esito del test. Lo rivela l'ordinanza con la quale il presidente della regione Iole Santelli ha disposto oggi la chiusura del comune di Torano Castello, il 16° comune isolato in Calabria dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Nell'ordinanza si specifica che presso la casa di cura Villa Torano in provincia di Cosenza sono stati rilevati alcuni casi positivi al test specifico per SARS-CoV-2 sia tra gli ospiti che tra il personale sanitario. In data 14 aprile 2020 i risultati dei primi tamponi eseguiti sugli ospiti e sul personale operante nella struttura hanno fatto registrare un numero di 22 positivi su un totale di 38 persone sottoposte al test, pari a circa il 58%, con ulteriori 55 persone fra operatori e ospiti di cui si è in attesa di conoscere l'esito del test. I dati sopra esposti, prosegue il provvedimento del Presidente della Regione, rappresentano un'incidenza significativa in rapporto al contesto di riferimento e alla rapida evoluzione della malattia Covid-19. Il presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ha disposto la chiusura del comune di Torano Castello, decisione presa alla luce dei casi di positività al coronavirus verificatisi soprattutto tra il personale della casa di cura Villa Torano. L'ordinanza prevede il divieto di ingresso e uscita dal territorio comunale e il divieto di accesso, fatta eccezione per gli operatori sociosanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività riguardanti l'emergenza, alle forze dell'ordine. Possono spostarsi gli esercenti delle attività consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse. Sono sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e pubblica utilità. È fatto obbligo a chi si sposta o giunge autorizzato di usare la mascherina o comunque di coprire naso e bocca. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione impartisce urgenti e immediate disposizioni per la gestione dei casi nella RSA. Una donna di 81 anni, originaria di Amantè, deceduta per coronavirus nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. La donna è la madre dell'uomo deceduto 2 settimane addietro nell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove si trovava ricoverato. Anche una figlia della vittima, positiva al Covid-19, si trova attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Cosenza. Sono 23 i casi positivi al coronavirus relativi ai tamponi processati nelle ultime ore nei laboratori dell'ospedale pugliese Ciaccio. Ai test relativi alle persone residenti nell'area centrale della regione, comprendente le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che hanno evidenziato un solo positivo di una persona residente nel catanzarese, se ne sono aggiunti 38 dalla provincia di Cosenza, che hanno evidenziato 22 nuovi contagi. 14 sono i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive con 2 nuovi ingressi, un solo ricoverato in terapia intensiva. In queste ore arriverà il bonus di 600 euro per i lavoratori che segue quello relativo al buono spesa arrivato nei giorni scorsi, che si sta distribuendo non senza difficoltà vista la carenza di personale esistente nei piccoli comuni. Dopo questa primissima risposta è il momento di iniziare a fare chiarezza su quando e come si ripartirà. Bisogna accelerare le decisioni sulla prossima stagione estiva, soprattutto per quelle realtà che rappresentano zone turistiche di eccellenza. Lo scrive il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.
Servono subito, dice Magorno, regole certe e un arco temporale predefinito. La ripartenza infatti non sarà normale, ma richiederà una serie di adeguamenti a quella che sarà una dimensione nuova per gli operatori del settore, modifiche che non si possono realizzare per incanto e per cui bisogna trovare le risorse senza perdere altro tempo. Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci ha diffuso un aggiornamento per quanto riguarda la situazione legata al coronavirus nella sua cittadina tramite la sua pagina ufficiale di Facebook. Ascoltiamo il messaggio di Alecci. Per fare un po' di chiarezza su ciò che è consentito fare e ciò che ancora non è consentito fare, perché ho visto troppa gente in giro in città oggi e sicuramente le tante ordinanze, le notizie che arrivano sui social, in TV, tramite i giornali, possono generare un po' di confusione, quindi è bene chiarire taluni aspetti. Prima di farlo appunto gli aggiornamenti, buone notizie, la coppia scesa da Milano, poi risultata positiva al Covid-19, ha effettuato come da prassi i due tamponi successivi. Tutti e due fortunatamente hanno dato esito negativo, quindi l'ASP li ha dichiarati guariti dal Covid-19. Rimane in quarantena sempre il ragazzo giovanissimo, anch'esso sceso dal nord Italia, e rimane in quarantena, non a Soverato ma a Catanzaro Lido, assieme ai colleghi, l'altra nostra concittadina che ricordo lavorava all'interno dell'RSA di Chiaravalle, in attesa anche lei insieme a tutti quanti gli altri di effettuare i tamponi con la speranza che diano esito negativo e possano finalmente rientrare dalle proprie famiglie. Dicevo, qualcosa è cambiata, è stata emessa una nuova ordinanza ieri, la 29 appunto del 13 aprile, un'ordinanza regionale che toglie Soverato dai comuni cosiddetti zona rossa. Se questa è una buona notizia che ci fa ben sperare, non deve però illuderci e far abbassare la guardia. Sarebbe veramente un peccato vanificare i grandi e i tanti sacrifici che tutti quanti noi stiamo facendo ormai da alcune settimane. Quella del governo è stata una decisione prematura e questa è la riflessione che accomuna buona parte dei titolari di cartolerie e di negozi di articoli per l'infanzia che nella mattinata di martedì a Catanzaro hanno ripreso l'attività dopo il via libera da parte del governo. Tra gli esercenti di Corso Mazzini, la strada principale del centro di Catanzaro, il primo bilancio della riapertura degli esercizi commerciali è in chiaroscuro. In generale prevalgono i dubbi sull'opportunità di una ripresa consentita in modo parziale. In un contesto davvero surreale, ma non manca la fiducia nel fatto che le cose con il tempo cambieranno. Unanime la richiesta di maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Ascoltiamo i commercianti al microfono di RTC. Il giorno della ripartenza prevale l'ansia o la speranza? Allora, tutte e due. L'ansia perché comunque secondo me è stata una partenza prematura, in piena emergenza. Di speranza perché speriamo che tutto questo finisca presto. Ripeto, sono molto in ansia, però sono fiduciosa, lo Stato sicuramente non ci ha aiutato, le parole soldi, parlano di tutto, alla fine stiamo ripartendo da zero, stiamo ripartendo senza nulla, solo con le nostre forze. Come si vive questo giorno di ripartenza? Con un po' di ansia, con la speranza che andrà tutto bene. È difficile, sì. È stato molto difficile, sì. La gente è comunque ancora timorosa a uscire. Sì, sì, è molto timorosa. Oggi la riapertura, il giorno di riapertura, come la vive questa giornata lei? Allora, un po' ci sentiamo storditi dopo tutti questi giorni a casa, però il problema è che secondo me è stata una decisione affrettata, perché comunque non abbiamo avuto alcun riscontro da parte dei clienti, perché ovviamente se la gente non può uscire e farci riaprire a noi come cartolerie, e comunque penso che sia stata troppo precipitosa la decisione. Si spera che da qui a qualche mese si possa rientrare ad una situazione di normalità. Questo è un tentativo di apertura, naturalmente tanta gente ancora non è in giro, però noi cerchiamo di dare comunque un servizio. La cosa, cioè, è già una cosa aprire e ricominciare, però la cosa più bella sarebbe un'apertura totale, di modo che la gente possa
andare in giro e vedere che cosa si deve fare. E riaprono cartolerie e librerie, un segnale molto importante, un primo segnale di ripresa, questa è la cosa positiva. Come bilancio di giornata ci vedo proprio questo, insomma, al di là dell'introito, però il piacere di sapere che i genitori acquistano colori, album, libri e fumetti nei negozi come il mio e quello dei miei colleghi è un altro piacere, anziché acquistarli via internet. Questo potrebbe essere anche proprio un'occasione storica da parte di tutti di valorizzare di più i nostri centri, di valorizzare di più le nostre città e i piccoli negozi al dettaglio. Tornano ad aprire da oggi anche in Calabria le librerie, le cartolerie di negozi per bambino. Non tutti però hanno accolto il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e così, a fronte di molti titolari che hanno aperto, altri hanno deciso, per timore del Covid-19, di tenere le serrande abbassate. Riaprire è importante per ricominciare a lavorare, ma il contesto intorno a noi spesso è surreale. In ogni caso cerchiamo di guardare con fiducia e speranza e senza ansia. Speriamo che andrà meglio, andrà tutto bene. La gente si sente anche più tranquilla, nel senso che vede che ripartono un po' le attività commerciali. È una speranza, che le cose possano... Ma quella non l'abbiamo mai persa, ma siamo sempre stati ottimisti e devo dire che noi calabresi ci siamo comportati molto molto bene. Oggi leggermente sì, oggi abbiamo notato una piccola affluenza in più rispetto al solito. Senta, fa piacere che ci siano questi tre esercizi commerciali riaperti da oggi? Diciamo che se si tiene ancora sotto controllo è ancora certo. Meglio, secondo me. Però... La regola del buon senso. La regola del buon senso. Sì. Grazie, buona giornata. Salve. Noi da oggi siamo di nuovo operativi. Dopo bensì un mese a casa, speriamo che tutto vada bene e che presto si risolvi la situazione. Senta, per quanto riguarda l'affluenza, oggi ha notato qualche... Allora, oggi sì, c'è stato un pochino più di movimento, però che vuole, le persone ancora bene o male sono titubanti e quindi preferiscono rimanere a casa. Però, come dicevo prima, speriamo che si risolva il più presto possibile e che si ritorni alla normalità. Guardi, noi siamo appena usciti... abbiamo visto della gente in giro, non dovrebbe esserci tanta gente, perché forse avranno capito anche male. Certo. Quindi se si sta in casa è meglio. Sì. Grazie, buon lavoro. Grazie. Beh, poca, pochissima. Alcuni negozi per bambini, per qualche cartolibreria, di altro è tutto chiuso. Però, insomma. Solo noi siamo in prima linea. Certo. Tabacchi. Solo i tabacchi. Tabacchi e edicola. Senta, finita la zona rossa, ha notato che c'è un numero maggiore di persone qui sì, a Soverato? Un po' di più. Non tanto da preoccupare o? No, non preoccupa anche perché noi siamo responsabili. Rispetto ad altri posti andiamo bene, andiamo meglio.